Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nella sede dell'AMPI, dove si è appena concluso un interessantissimo incontro sulle mafie e soprattutto sul recupero dei beni sequestrati alle mafie, quindi anche sul recupero del territorio che in qualche modo era stato contaminato da attività mafiose o di criminalità organizzata. Siamo qui con Michele Altomeni, che è presidente del Associazione Libera per la provincia di Pesaro, sì. E che ci parlerà approfonditamente di un'iniziativa che è già in corso presso il comune di Isola del Piano. Sì, come Libera siamo stati coinvolti dal sindaco, anzi in realtà bisogna dire la verità che il sindaco ha coinvolto Libera a livello nazionale e poi che diciamo io conoscevo personalmente, quindi poi attraverso me, attraverso questo coinvolgimento in realtà è nata Libera sulla scorta del coinvolgimento del sindaco. Corretto dire che è coinvolto Libera sul territorio, però questa cosa è stata il pretesto appunto per far nascere Libera, che è ormai operativa da più di un anno in provincia di Pesaro, e quindi una delle attività principali, uno degli impegni principali che Libera ha qui in provincia di Pesaro è proprio seguire le vicende di recupero di quel bene. L'obiettivo è appunto restituire questo bene alla società attraverso un progetto sociale, vorremmo farne l'abbiamo chiamata fattoria della legalità, con un doppio significato, un significato appunto proprio quello di fattoria agricola, quindi sarà ripristinata con agricoltura, un agriturismo, una fattoria didattica, però diciamo l'idea è proprio che diventi un luogo, appunto una fattoria della legalità, per cui un luogo in cui si in qualche modo si fa cultura, si fa informazione, si fa educazione sui temi della legalità. Vorremmo che diventasse quindi un presidio per questo territorio che purtroppo, come la presenza di questo bene dimostra e come purtroppo ancora di più dimostrano inchieste in corso o concluse più di recente, è un territorio che non è assolutamente immune dalla presenza della criminalità organizzata appunto anche qui. Ecco, forse questa azione culturale dovrà servire a far sì che la collettività individui in tempo eventuali futuri episodi di criminalità organizzata, perché penso che sia quello l'aspetto più pericoloso appunto di questo tipo di criminalità, che si insinua tante volte nelle maglie di una società non sempre preparatissima da questo punto di vista. Assolutamente, i territori di nuova penetrazione, relativamente nuova penetrazione come sono le Marche, diciamo hanno ancora la possibilità rispetto ad altri in qualche modo di opporre resistenza. Questa resistenza va costruita prima di tutto sul piano sociale, ovviamente la magistratura e la polizia fanno il loro lavoro, le istituzioni hanno un ruolo e la società civile ne ha uno altrettanto importante, perché poi questi fenomeni penetrano là dove mancano gli anticorpi. Gli anticorpi sono la cultura dei diritti, la cultura della legalità. La crisi economica è purtroppo un veicolo della penetrazione della criminalità organizzata, perché una delle prime modalità con cui si manifesta è arrivare in situazioni di crisi, di difficoltà, di prefallimento di aziende e proporre finanziamenti che in questa fase le banche non danno. Quindi le mafie invece hanno disponibilità di liquidità, si propongono agli imprenditori, sono disponibili a finanziare, quindi come minimo si innesca una pratica di usura. Poi questa pratica di usura può facilmente diventare l'assorbimento di aziende. Per cui, e ci sono già fenomeni, per esempio ce lo segnalano i sindacati con cui collaboriamo, fenomeni strani di aziende che appunto erano in crisi, che sono andate dai sindacati a chiedere aiuto per una situazione di emergenza, poi improvvisamente queste crisi sono state risolte, quindi c'è molta attenzione su questo, stiamo anche proponendo ad alcuni soggetti di costituire un osservatorio proprio sulle attività economiche, su questo diciamo uno sportello, qualcosa a cui imprenditori che vivono situazioni strane possano rivolgersi in tempo, perché la prima cosa da fare è la prevenzione. Bene, ringraziamo per questa testimonianza e facciamo tanti complimenti per l'attività svolta e i migliori auguri per il futuro. Grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.